Da mercoledì troverete in edicola una Liberazione più piccola come quantità, spero non come qualità, qualità degli approfondimenti, dell'ingaggio, della voglia di dare battaglia politica che sarà molto forte e visibile. Naturalmente un giornale che diventa più piccolo come foliazione fa comprendere quali siano le ragioni che stanno alla base di questa scelta, che sono problemi di carattere economico. Infatti uno degli obiettivi che noi ci proponiamo di raggiungere è mettere in sicurezza questo giornale, evitare il rischio sempre presente, sempre prepotente per i giornali di partito, in particolare per il nostro, che il modestissimo finanziamento pubblico, sempre a rischio di essere ulteriormente tagliato, non ci consenta più di uscire. E siccome questa eventualità noi la vogliamo scongiurare, dobbiamo operare gioco forza dei tagli, dei ridimensionamenti. Tuttavia questa cosa che siamo obbligati a fare e che naturalmente non ci piace, non corrisponde ad un'implosione del giornale, cioè ad una diminuzione degli obiettivi politici che si propone. Troverete un giornale quindi più snello, più asciutto, con meno pezzi di politica politicante, più pratiche sociali, più ingaggio, più approfondimento, un giornale cioè di idee e di battaglia politica. Questo continuerà ad essere nel tempo Liberazione. Non rinunceremo a continuare a pubblicare ogni due settimane il nostro inserto Lotte raccontate da chi le fa, credo un'iniziativa editoriale unica che fa parlare direttamente e senza intermediazioni i protagonisti delle battaglie sociali. Faremo poi un altro giornale la domenica. Il giornale della domenica sarà un giornale che inclina più sul settimanale, cioè che avrà una serie di rubriche fisse, di approfondimenti, di interviste, di inchieste, e conterrà degli speciali. Questi speciali riguarderanno, ne cito soltanto due, uno speciale di recensioni di libri e soprattutto, a questo io tengo in modo molto particolare, uno speciale mensile che sarà dedicato ai temi dell'ecologia, cioè al rapporto cruciale fra uomo e natura, al ricambio organico uomo-natura, letto attraverso una chiave, una pietra angolare marxista, e che proverà a saldare i grandi temi del lavoro e del riscatto sociale ai battagli per la riproduzione delle condizioni dell'esistenza, cioè la riproduzione del pianeta, e individua nell'essere umano un aspetto, un elemento della natura, non qualcosa che si sovrappone ad essa. E poi tante altre cose che renderanno il nostro giornale unico nel patrimonio, nel panorama editoriale. Vorrei sottolineare un altro fatto che credo che alla nostra comunità dei lettori interesserà moltissimo. Noi viviamo un attacco furibondo di coloro che vorrebbero cancellarci dal panorama politico ed editoriale. Viviamo quello che definirei un sistematico oscuramento del Partito della Rifondazione Comunista e delle nostre battaglie, così come le raccontiamo attraverso le nostre colonne. Guardate che nessuno lo fa. Lo facciamo solo noi, ci sono delle cose che scriviamo solo noi, che gli altri oscurano o quando ne parlano lo fanno per manipolarle. Quindi è assolutamente essenziale che in questo panorama editoriale così limitato, così asfittico, Liberazione continui ad esserci, e questo chiama in causa voi, cari lettori e comunità del partito che hanno in Liberazione il loro solo strumento di controinformazione politica. Questo giornale va letto, va comprato, va diffuso, riprendendo la diffusione militante, e va diffuso utilizzandolo per quello che può dare alla battaglia politica del partito, e può dare molto alla ricostruzione dell'insediamento sociale del partito, avere un giornale che ogni giorno, quasi ogni giorno, si propone di parlare del mondo e di parlarne come fanno i comunisti e come pochi altri si cimentano a fare. Ecco, credo che con il vostro aiuto e con il nostro impegno
solidali entrambi, riusciremo non soltanto a risanare le magre finanze di questo giornale, ma a rilanciarne l'affezione nei nostri lettori e gli obiettivi politici che si propone di raggiungere, che sono obiettivi politici ambiziosi, sono quelli di mettere in campo, rimettere in campo una forza importante che possa candidarsi alla trasformazione di un paese che ne ha straordinario bisogno.